Albano Carrisi, la malattia che ha dovuto combattere, sono malato di... Albano Carrisi ha dichiarato di essere affetto da una malattia da molti anni. Ecco di quale si tratta. Albano Carrisi è uno dei cantanti italiani più apprezzati in Italia e non solo. Ultimamente il cantautore ha incontrato la pop star mondiale Madonna in una cena assieme alla sua compagna Loredana Lecciso e pare che l'uomo di Cellino San Marco abbia intonato alla signora Ciccone il suo brano più conosciuto Felicità. Albano, figlio di agricoltori, sin da piccolo si diletta in stornelli e canzoncine d'origine pugliese e a 12 anni scrive la sua prima canzone intitolata Addio Sicilia. Dopo essersi iscritto in un istituto magistrale di Lecce, lascia gli studi per andare a Milano dove lavora presso un noto ristorante del capoluogo lombardo e conosce il produttore Pino Massara che allora era in cerca di nuovi talenti. Nel 1965 incide il suo primo disco ma è nel 1967 che arriva il successo con il brano Nel Sole. La canzone ottiene un così grande successo che diventa anche un film che ha come protagonisti lo stesso Albano assieme a Romina Power. Proprio in questa occasione i due si conoscono e si innamorano per poi sposarsi nel 1970. Dal loro amore nascono quattro figli, Ilenia, scomparsa nel 1993, Iari Marco, Cristelle e Romina Junior. Per quanto riguarda la primogenita, ultimamente sia Romina che Albano si sono espressi in modo spiccato nei confronti dei giornali che ritenevano che loro figlio Iari abbia incontrato sua sorella Ilenia a Santo Domingo e che quindi l'intera famiglia stesse nascondendo il suo ritrovamento. Albano e Romina si separano nel 1999. Nel 2000 si fidanza con Loredana Lecciso dal quale ha due figli Yasmin che è stata assieme al padre giudice della prima edizione di The Voice Senior e Albano Junior conosciuto come Bido. Nonostante non si siano mai sposati e tra i due ci sono stati degli alti e bassi, la coppia continua a vivere felicemente sotto il tetto delle tenute Albano Carrisi. La malattia di Albano Carrisi. Albano Carrisi ha confessato di soffrire di una malattia che l'affligge da molto tempo. «Sono malato di psoriasi», dichiara il cantante sulle pagine di Nuovo. «Negli anni 90 ho scoperto di avere questa malattia cronica che mi fa squamare la pelle in caso di stress e debilitazione. In quegli anni avevo subito un forte stress e avevo prurito ovunque. Oggi grazie ad una tecnica d'avanguardia messa in atto dall'ospedale San Raffaele di Milano posso dire di essere quasi guarito anche se non l'ho debellata del tutto e devo stare sempre attento ai periodi di forte tensione.